questo è un punto. Secondo punto sul quale io amo gli ordoliberali, però mi rendo conto che è vero che hanno una parte della loro, una parte di influenza sull'atteggiamento tedesco, che in questa occasione tu giustamente definisci nella chiave tenere la casa in ordine è la cosa che conta di più, no? E quindi una Germania che pensa alla sua casa in ordine e alle case degli altri in ordine come necessario e sufficiente per superare le difficoltà della crisi, mentre è insufficiente. Ecco, mentre è insufficiente. Questo è un punto determinante al quale troppa poca attenzione in realtà viene data di tutte le vicende europee. L'Europa è spaventosamente squilibrata al suo interno, in particolare la zona euro riproduce al suo interno quello che è lo squilibrio dell'economia globale, tra un'economia in forte surplus, che è la Germania, e tutto il resto. Insomma, quando si presentano questi squilibri non è vero che la responsabilità è tutta di quelli che sono in deficit. In realtà le responsabilità si ripartiscono. Come mai la Germania tende ad essere... Ma perché c'è uno spiffero così spaventoso? Bisognerebbe chiudere quella porta. Proprio qua. Ecco, questo punto della Germania ve lo volevo sottolineare perché il libro lo sottolinea molto, e lo sottolinea con una qualche sofferenza, perché in fondo Tommaso, come lo sono io, è un ammiratore della Germania e dice: se a pensare a tenere la casa in ordine in Europa non fossero solo i tedeschi, c'è qualcosa da imparare da chi ama tenere la propria casa in ordine. Questo lo dice. Però si rende, come si suol dire, lucidamente conto che una Germania che in una fase come questa pensa solo a tenere in ordine la propria casa è una Germania che non fa la sua parte né per la Germania né per l'Unione Europea nel suo insieme. Insomma, questo è un punto chiave. E noi che andiamo a dire alla Cina e al Giappone: guardate che voi dovete ridurre il vostro surplus, ecco, non è che possiamo far finta di non sapere che all'interno dell'Eurozona abbiamo lo stesso problema. Voglio dire un'ultima cosa sempre sull'Europa. Mi piacerebbe che commentando questo libro Giulio dicesse: ma sei d'accordo o no con Tommaso sul fatto che ci perdonerà Fabrizio Saccomanni, insomma, un po' dell'attività di vigilanza dovrebbe passare a livello europeo, perché un po' dell'attività bancaria è diventata cross border. Non dico di espropriare qualcuno, ma dico che già nel trattato, paragrafo 6 dell'articolo 105, esiste lo strumento giuridico per cominciare ad avviare questa operazione. Tommaso si è battuto esplicitamente perché questo venisse fatto. Molti di noi lo ritengono utile in realtà, e alle proprie banche centrali dicono: la Banca Europea non è altro da voi, ma è voi federati che la reggete come sistema, tant'è vero che l'abbiamo battezzato sistema delle banche europee. Questo è secondo me un punto cruciale. Come, e concludo, è per me cruciale questo tema delle monete. Insomma, io dovunque vado suggerisco di leggere quel bellissimo paper che ha scritto un mese fa il governatore della Banca Centrale cinese, e di dire che risposta gli date. Insomma, lui ha il coraggio di dire quello che Fabrizio alla fine del suo libro non ha avuto il coraggio di dire, e neanche nel pezzo che ha scritto generosamente per il libro da me coordinato, e cioè
che insomma dopo il disentangling, il disancoraggio del dollaro dall'oro, inesorabilmente capita che il dollaro è la mia valuta, il vostro problema, ma ha finito per succedere anche di più, che il dollaro è diventato la mia valuta, il mio problema. Una moneta di un singolo paese, sia pure gli Stati Uniti d'America, non ce la fa a reggere la doppia parte di tutelare gli interessi della propria economia ed essere una ragguardevole moneta di riserva per il mondo intero. Oggi il dollaro è assolutamente schiacciato, perché per ridurre il disavanzo americano avrebbe assoluto bisogno di scendere. Ma se scende danneggia tutti quelli che l'hanno come moneta di riserva e danneggia per primo il paese in surplus che ha un grosso credito in dollari verso gli Stati Uniti e che pur avendo magari interessi diversi ha bisogno che il dollaro non scenda. E quindi è un paradosso, questo dollaro è semplicemente crocifisso, è proprio come un cristiano beccato dai romani e scosciato e rimane lì nel mezzo. Quindi il cinese l'ha detto, insomma, non è più possibile che la moneta di un paese faccia da ancoraggio del sistema monetario internazionale. Che inventiamo? Ecco, la mia idea sotterranea che ogni tanto provo a dire è che dovremmo prendere il basket, identificare il valore medio del basket e magari chiamare quello SDR ed emettere degli SDR con un valore che si adegua permanentemente al valore medio del basket. Ma ecco, se non ci accorgiamo a questo punto che abbiamo bisogno di riaffrontare questo problema e di trovare una soluzione, noi rischiamo negli anni prossimi, una volta usciti da questo tormentone, di ritrovarci con buona parte dei problemi che l'hanno provocato. Ho finito.